cercato di attuare quanto il presidente della regione Campania, De Luca, aveva dato come impostazione per la risoluzione immediata dei precari. Quindi, siccome erano persone che lavoravano già con noi da più di 10 anni, abbiamo cercato di fidelizzarli con la nostra realtà e la nostra ASA, in maniera tale che, avendo una certezza, potessero lavorare qui tranquillamente, e anche per tenerci ristretti, in maniera tale che non andassero via con altri concorsi. Quindi questa stabilizzazione serve a dare sicurezza a loro, ma anche a noi come strutture, in maniera tale che, siccome c'è stato il blocco del turnover, per noi tenere i dirigenti stabili è ossigeno. E quindi lo sforzo che è stato fatto di prendere a volo questa opportunità e dare questa risposta immediata a queste persone che vivevano in questo stato di precarietà. Ad Ariani Spino 5 unità, a Solofra 5 unità, a Sant'Angelo de Lombardi altre 4 unità, 2 unità a Crotaminarda a Serte, e poi ad Avellino ci sono ancora altre un'unità di dirigente farmacista territoriale e altre 2 unità, una a Serte ed altro come medico anestesista